Oggi è gossip. E vi avevo detto che c'è Grecia Colmenares, che è stata paparazzata con un altro. Ma come? Ma dopo che è venuta... Dopo che è venuta da me con uno... Peraltro uno gnocco pazzesco. Grecia è molto arrabbiata per queste foto. Molto arrabbiata. Guardate. Lui non è... Guardate bene questi scatti. Ma Grecia Colmenares non era felicemente fidanzata con il suo Chando Eric Luna? E allora si starà chiedendo chi guarda queste immagini. Chi è questo bell'uomo misterioso che la tiene per mano e le sfiora le labbra in quello che sembra un tentativo di bacio? Il dubbio è lecito, visto che poche settimane fa l'avevamo vista così, felice e innamorata, negli studi di Domenica Live. Grecia Colmenares è il fidanzato Chando Eric Luna! Di fatto, le foto che la ritraggono in compagnia di un altro hanno fatto il giro del mondo, al punto da costringere la regina indiscussa delle telenovelas a prendere carta e penna sui social. Le foto che sono apparse oggi su una rivista italiana e che stanno facendo il giro su varie pagine web mi ritraggono insieme all'editore del mio libro. Fra di noi non esiste nessun flirt, ma solo un rapporto di lavoro basato sul rispetto e la stima reciproca. Entrambi siamo felicemente innamorati dei nostri rispettivi partner. E in effetti la ricostruzione di Grecia non fa una piega, tutto sembra tornare. La star delle soap è stata infatti fotografata proprio a Napoli per la prima tappa della presentazione del suo libro. E a giudicare da questi video non aveva nessuna tresca da nascondere. Buongiorno Italia! Buongiorno a tutti! Una cosa è la vita reale, dove di mettere a rischio l'amore per il suo bel Chando, Grecia non ci pensa proprio. Anch'io ti amo, Francesco. Altra cosa è il piccolo schermo, dove di amori, passioni e intrighi ha fatto la sua fortuna. Non vorrei che ti usi come bastone. No, non intendevo come bastone. Ma come, non mi hai detto di usarti? Nato Pazio, a Milagros, Grecia nel 1997 era la protagonista della soap I due volti dell'amore, ma oggi per lei l'amore ha una sola faccia, quella del suo fidanzato. E fino alla fine dei nostri giorni.